Dividiamo la fotografia in tre bande verticali e tre bande orizzontali e possiamo vedere come in questa foto io abbia posizionato il soggetto nell'angolo in basso a destra in modo tale da occupare un terzo dell'intera fotografia. Il resto è tutto occupato dallo sfondo. Anche in questo caso ho usato la regola dei terzi e vediamo come la cabina del salvataggio sia posizionata fra la seconda linea verticale e la seconda linea orizzontale. Inoltre, in questo caso, ho usato la regola dei terzi anche per dividere lo sfondo e infatti vediamo che la linea dell'orizzonte del mare è posizionata anch'essa sulla seconda linea orizzontale. In questo modo riesco ad avere le giuste proporzioni fra il cielo e la spiaggia, in modo tale che il tutto sia abbastanza uniforme e ben bilanciato. La simmetria. In questo esempio, la foto è divisa perfettamente in due da una linea verticale. Le due parti sono speculari e lo vediamo anche grazie agli archi che sono evidenziati in rosso. In questo modo riusciamo a bilanciare per bene la fotografia senza che essa risulti squilibrata. Questo è un altro esempio di simmetria verticale. Incorniciare il soggetto. Questa foto l'ho scattata da un piano interrato, approfittando di un'apertura nel soffitto per creare una cornice al soggetto, che in questo caso è un palazzo Unicredit. Non fate caso a questa Z perché mi è venuta per sbaglio mentre stavo tracciando il cerchio. Questa foto invece è un esempio di simmetria e di cornice messe insieme. La prospettiva. Questa foto è resa non banale grazie alle quattro linee che si incontrano all'incirca al centro della fotografia. L'occhio, infatti, usa le linee più evidenti e le segue per arrivare al soggetto. In questa foto possiamo vedere come l'occhio segua le linee rosse fino ad arrivare al cavalcavia dove esse scompaiono, e questo ci dà anche l'opportunità di leggere una foto molto velocemente, soffermandoci poi su dettagli con più calma e con più tempo. La ripetizione, detta anche ridondanza. Questa foto l'ho scattata a Berlino e vediamo come sia resa particolare da questo ripetersi fino all'infinito di cubi di cemento. Lo sfondo semplice. In questa foto lo sfondo non è altro che un foglio bianco pulito che mette in risalto il soggetto, che in questo caso è una penna che sta completando la scritta. Sfruttare i riflessi. In questo caso il riflesso sulla finestra ci permette di apprezzare ancora di più il tramonto e serve a dare quasi una continuità allo sfondo, in modo tale che esso non finisca qui dove inizia la nave. La creazione delle silhouette. Attraverso la silhouette, infatti, si riesce a mostrare l'architettura di tutte queste decorazioni e si riesce ad apprezzare anche il tramonto durante la Golden Hour. La Golden Hour è quell'ora al mattino o quell'ora al tramonto, appunto, in cui il sole crea questi colori caldi. Questo è un altro esempio di silhouette unito sempre alla regola dei terzi. Vediamo come il soggetto, in questo caso il pescatore, sia posizionato fra la seconda linea verticale e la seconda linea orizzontale. Il distacco dello sfondo dal soggetto. In questo caso volevo mettere in risalto i rivetti della Torre Eiffel e utilizzando un'apertura abbastanza grande, circa F1.8, sono riuscito a sfocare lo sfondo e quindi a ridurre la profondità di campo a qualche centimetro. Altro punto di vista consiste nel non scattare foto banali, quindi in questo caso, per esempio, non scattare una foto alla Torre Eiffel come viene viene, ma andare a cercare dei soggetti a cui in genere la gente fa meno attenzione, e in questo modo mettendoli in risalto. La regola, non regola finale, è la storia che c'è dietro le foto. Questa foto qui non è particolare, non è bella. Ho usato una lunga esposizione, infatti le persone non sono venute ben esposte, ma sembrano quasi dei fantasmi. Quello però che è carino è che mentre stavo scattando questa foto è passato un bambino con le lucine nelle scarpe e le luci sono rimaste impresse nella foto, quindi lasciando solamente la scia dei suoi passi.